Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Scoppia il caos dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ancora al centro di una nuova polemica, scoprine di più. Un'altra puntata del Grande Fratello è andata in onda e gli inquilini non si sono di certo risparmiati. Settimana dopo settimana, la convivenza diventa sempre più dura e le dinamiche si fanno sempre più intense. Oramai, è dallo scorso settembre che questi ragazzi vivono insieme sotto lo stesso tetto e, per alcuni, gli animi stanno diventando davvero bollenti. Grazie all'occhio attento e vigile delle telecamere, gli spettatori non perdono neanche un minuto della loro permanenza in casa. Nei mesi di programma, assistiamo alla nascita di amori, alla nascita di nuove amicizie, a litigi, a chiarimenti. Negli ultimi giorni, però, ci siamo trovati ad assistere a qualcosa che non avremmo mai immaginato. Giuseppe Garibaldi, il simpatico calabrese, ha avuto un malore in casa e ha dovuto abbandonarla provvisoriamente. Il fratello del ragazzo, con una story su Instagram, ha fatto sapere ai suoi fan che le sue condizioni sono stabili e che è tutto sotto controllo. Garibaldi è stato ed è uno dei concorrenti più discussi e chiacchierati di questa edizione. Complice di questo, anche il rapporto che aveva instaurato, inizialmente, con Beatrice Luzzi. E, a proposito della Luzzi, durante l'ultima puntata è scoppiata una vera e propria bomba che l'ha travolta. Vediamo insieme di cosa si tratta. Appunto, la Luzzi messa all'angolo. Da quando è entrata, Beatrice è abituata a essere accusata di parecchi suoi comportamenti, ma ha dimostrato di sapersi difendere bene e, in un modo o nell'altro, è arrivata dove è ora, quindi significa che fuori dalla casa c'è chi la apprezza per quello che è realmente. Nonostante ciò, però, c'è un coinquilino in particolare che sembra non voler gettare l'ascia di guerra. Si tratta di Massimiliano Varrese, con il quale l'attrice aveva firmato una pace tempo fa, ma che ora sembrerebbe essere più agguerrito che mai. Nella scorsa puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha incolpato Massimiliano dell'uscita di Monia, poiché, stando alle parole della Rossa, l'avrebbe fatta passare per ambigua. Secondo la donna, il concorrente assumerebbe un atteggiamento scorretto nei confronti di molte persone in casa ma, malgrado tutto, ne esce sempre illeso. Quello che ha fatto inviperire parte dei telespettatori, però, è stato l'atteggiamento di Cesare Buonamici e del conduttore Alfonso Signorini. Scopriamo cosa è accaduto in studio. Per Alfonso Signorini, l'atteggiamento di Beatrice sarebbe stato esagerato e, accusare Massimiliano di essere violento, sarebbe stato grave. L'opinionista Buonamici, invece, ha descritto la Luzzi come una politica che, per emergere, ha bisogno di screditare l'avversario. Chiaramente, parte del web e del pubblico a casa non ha mandato giù il presunto attacco fatto nei confronti dell'attrice concorrente del reality e qualcuno ci ha tenuto a sottolinearlo con dei post sui social. Qualcuno, infatti, avrebbe sostenuto che, nonostante la pessima opinione che molti hanno di Varrese, sul web, si continua a santificarlo, puntata dopo puntata. Lo stesso utente scrive, chiudete tutto. Quando una trasmissione è così seguita, come lo è il GF, è normale avere pareri e opinioni, così come è normale schierarsi da una o dall'altra parte. Chissà se, prima o poi, Beatrice e Massimiliano troveranno un punto d'accordo o se, la loro disputa, durerà fino alla fine del programma. Qualcuno ipotizza che, prima o poi, la Luzzi potrebbe non resistere più e potrebbe decidere di andare verso la porta rossa. Sarà vero?